Allora, perfetto, io ho sotto di me tutte le possibilità per raccogliere i vostri commenti e le vostre domande. Vi chiedo come sempre di partecipare, di intervenire, questo permetterà a me di fare domande a mani più intelligenti. Allo stesso modo vi chiedo di condividere, di iscrivervi ai vari canali per vedere queste e anche le future interviste. Grazie Rossana. Bene, allora, partiamo. Oggi abbiamo con noi il dottor Giuseppe Ducci, psichiatra, il direttore del Dipartimento della Salute Mentale ASL Roma 1, fondatore della Società Italiana di Ipnosi, didatta e supervisore della stessa scuola. Abbiamo tracciato una bozza di intervista con delle domande. E io sono molto curioso di ascoltare le risposte e quindi è con piacere che vi presento subito Giuseppe Ducci. Buongiorno Giuseppe e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, da dove partiamo? Partiamo subito da delle cose interessanti. Tu sei non solo un didatta della scuola, non solo un supervisore, soprattutto dell'area clinica, ma sei uno tra coloro che ha fondato la Società Italiana di Ipnosi ancora nel 1993. Mi verrebbe da chiederti cosa vi ha portato, se ci puoi raccontare. Qualche dettaglio del perché sia nata questa società e di come si è sviluppata successivamente. Guarda, questa domanda è molto interessante perché poi mi riattiva una serie di ricordi e la memoria, come poi dirò successivamente, rappresenta veramente un elemento fondamentale per quello che riguarda la coscienza e l'ipnosi. Io mi sono laureato nel 1982 proprio con una tesi sull'ipnosi e il mio correlatore era Camillo Loriedo. E fu una tesi molto innovativa anche in ambito. Io mi sono laureato in medicina, per cui. Mi ricordo che la commissione era molto interessata a questo ed era un periodo molto pionieristico in cui si facevano delle cose sull'onda anche dell'entusiasmo per Milton Erickson e poi anche per i suoi epigoni, Zweig, Rossi in particolare. E quindi c'era un grande fermento rispetto a questo ambito, ma le conoscenze, inteso in senso scientifico, erano ancora molto scarse, per cui l'entusiasmo era legato soprattutto a questo aspetto, se volete, un po' personale, legato alla figura di Milton Erickson, alla sua bizzarria, al suo vestito viola, al suo biascicare senza denti e al tempo stesso però a questa grande capacità e anche a questa grande umanità, perché poi in realtà questo è stato l'elemento fondante del suo lavoro. Ora, in quel momento in Italia c'erano diversi gruppi che si occupavano di ipnosi e abbiamo cominciato ad interagire, soprattutto con la MISI. Quindi eravamo tutti dentro la MISI, che era diretta da Mosconi, che aveva ed era un ginecologo, aveva un interesse specifico per alcune applicazioni dell'ipnosi, ma non c'era ancora uno statuto scientifico veramente forte rispetto a questo. Nel frattempo avevamo fatto tutte le esperienze particolari, io sono stato nell'87 a Phoenix, ma alla fine poi mi era sembrato più un pellegrinaggio che una vera esperienza clinica. Pensavo in quel momento che noi avessimo qualcosa da dire anche in termini clinici e scientifici, senza dover essere necessariamente, come dire, subalterni rispetto ad una grande organizzazione, una grande associazione che seguiva le orme di Erickson. Per cui all'inizio degli anni 90 ci sono state delle difficoltà anche con la MISI, legate soprattutto ad aspetti di gestione del corso di formazione. Era il periodo in cui il Ministero dell'Università e della Ricerca definiva i criteri anche per l'accreditamento delle scuole di psicoterapia, che ancora erano in una condizione abbastanza di far west. Approfittando proprio di questo momento, tutti noi che uscivamo dalla MISI, sto parlando di Giuseppe De Benedictis, di Rolando Weilbacher, di Gulotta, ovviamente di Camillo e poi anche del centro di psicoterapia che in quel periodo era rappresentato da Vilma, quindi anche persone che oggi non ci sono più. Ah, c'era anche ovviamente Rabboni.
abbiamo pensato di fare una cosa diversa che avesse però l'idea di rappresentare tutto il movimento dell'ipnosi e dare all'ipnosi uno statuto scientifico forte, aprendosi quindi alla collaborazione con tutte le altre associazioni, come ad esempio il gruppo di Verona o quello di Torino, eccetera. Per cui la scelta fu proprio su un termine molto netto. Società Italiana di Ipnosi è proprio, come dire, ha l'aspirazione, diciamo, a quella che può avere, un tempo sarebbe stata chiamata la vocazione maggioritaria. Ed ha avuto un riscontro, secondo me, notevole anche in termini di credibilità e di autorevolezza, perché parallelamente alla formazione ha sempre avuto l'aspirazione ad essere un punto di riferimento per quanto riguardava l'evolversi delle conoscenze sull'ipnosi. E questo, devo dire, è avvenuto anche in relazione al fatto che gli ultimi 30 anni sono stati estremamente proficui dal punto di vista della ricerca sulla mente e sui fenomeni legati alla trance o comunque alla dissociazione. E l'ipnosi, tra l'altro, ha avuto proprio anche in quegli anni un fortissimo impulso da parte della psicologia cognitiva ad impronta evoluzionistica, e quindi in relazione agli sistemi motivazionali, in particolarmente alle disfunzioni dell'attaccamento. Quindi c'è stato anche un forte legame con un altro movimento estremamente innovativo nell'ambito della ricerca clinica e neuroscienze, e tutto questo insieme poi allo sviluppo di conoscenze sui sistemi, ad esempio su tutte le funzioni esecutive frontali, sul sistema, sul network, sul default mode network, insomma su altre funzioni cerebrali che oggi noi consideriamo strettamente connesse con i fenomeni che abbiamo nell'ipnosi. Al tempo stesso, devo dire che la ricerca ci ha anche molto aiutato, ma poi eventualmente di questo ne parliamo dopo, sul fatto che ha posto al centro proprio anche del costituirsi delle strutture cerebrali più importanti. Quindi della coscienza dell'identità e anche dei processi che sono legati alla resilienza, proprio le relazioni affettive precoci. E l'ipnosi si è sempre più collocata come un'esperienza emotiva, affettiva, profonda, all'interno del quale ricostruire o costruire ex novo nuovi modelli di relazione, che possono in qualche modo poi influire anche sulla capacità dell'individuo di far fronte a situazioni di difficoltà o di trauma. Ecco, questa crescita ha accompagnato la società dell'ipnosi, era implicitamente, se vogliamo, nel movente della sua costituzione, ma devo dire che tutto sommato siamo stati abbastanza capaci di portarla avanti. E poi penso, già ci hai un po' anticipato, insomma, dal 93 al 2020 le cose sono cambiate, no? Sì, ecco, questo aspetto è secondo me molto interessante perché ciò che è cambiato nell'ambito dei nuovi modelli della mente ha avuto anche un effetto su nuovi modelli della terapia e quindi anche della formazione. Una delle caratteristiche più importanti della formazione legata alla società italiana di ipnosi è quella di essere isomorfica rispetto al modello. E quindi nel momento in cui il modello di terapia segue, in qualche modo incarna poi anche i cambiamenti, le nuove conoscenze nell'ambito insomma, della mente, ecco, questo ha una profonda ricaduta anche sui processi formativi. Quindi oggi devo dire che sono molto soddisfatto di qualche cosa che invece prima mi preoccupava, e cioè quello di essere in qualche modo legato ad un approccio molto circense. Ecco, tuttora credo che l'ipnosi abbia delle applicazioni di questo genere, però nessuno oggi in Italia sinceramente si sente di dire che l'ipnosi è semplicemente quella del circo, o che è qualcosa che in qualche modo è basato più sulla simulazione che su una realtà psichica. Questo è un grosso risultato, è un grosso risultato ed è anche importante il fatto che la formazione che si è sviluppata in questi anni abbia in qualche modo accompagnato questo processo, non sia rimasta, come dire, estranea. Ed un'altra cosa che voglio dire, per me fondamentale, è che la Società Italiana di Ipnosi ha avuto fin dall'inizio una caratteristica fondamentale, che
che è quella di avere una estrema attenzione diciamo, ai fondatori, quindi in qualche modo Milton Erickson, ma non avere una difesa acritica dell'ortodossia, che è quello che ha distrutto, secondo me, altri movimenti in ambito clinico e psicoterapeutico, proprio con la ricerca ossessiva dell'eresia e quindi l'estromissione di tutte le persone che in qualche modo provano a dire qualcosa di nuovo. Questo è storico, se pensiamo ad esempio al rapporto tra Bowlby e la società psicoanalitica mondiale, ma anche vale in Italia per quello che riguarda Giovanni Gervis. Quindi un approccio che è in qualche modo assolutamente connesso con le conoscenze, quindi non autoreferenziale a priori. Devo dire peraltro che le ricerche in ambito di neuroscienze hanno peraltro confermato alcune delle ipotesi che attraverso l'ipnosi noi avevamo potuto fare sulla natura della mente e del suo funzionamento. Quindi, in qualche senso, in qualche modo siamo stati agevolati in questo processo. Però, per come sono fatto io, ad esempio, non avrei tollerato di rimanere aggrappato, abbarbicato a delle credenze prive ormai di una valenza scientificamente fondata. Ecco, invece, questo processo, che è, secondo me, il processo corretto di una società scientifica, si è realizzato e di questo sono molto contento. Mi viene in mente, mi risuonano mentre ti ascolto, le parole anche del professor De Benedittis che hai citato prima, di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, e un po' tornava su questa, anche sulla necessità, sì, di rendere omaggio ad Erickson, ma di poi non rimanere lì. Lui anche ci ha raccontato di quattro critiche principali che avrebbe portato poi il congresso per quanto riguarda dei punti chiave, dei fondamenti, diciamo, dell'approccio ericksoniano. E quindi mi sembra che quello che ci sta dicendo è la via dell'eresia non più come cerchiamo gli eretici, ma non aver paura di ascoltare la conoscenza, la scienza, quindi quello che ci porta la ricerca per andare a volte ad anticipare, ma a volte semplicemente a verificare se quello che diciamo ha poi un fondamento. Ma guarda, io credo che comunque, al di là delle critiche che De Benedictis potrà portare, credo che in realtà Erickson vada benissimo anche oggi per essere stato volutamente ateoretico ed essere stato fondamentalmente pragmatico. Quindi non abbiamo nessun Vangelo lì fermo, statico da ossequiare, ma abbiamo invece delle proposte che probabilmente Erickson fondava su alcuni presupposti che oggi non sono più valide, ma che restano tuttora valide. Ad esempio, i processi di conarrazione, tipico esempio così famoso, famosissimo, insomma, l'uomo di febbraio, erano basati per Erickson su presupposti che oggi non sono più validi, ma il tema della conarrazione come costruzione di un'identità e come costruzione di un modello di relazioni con il mondo e con gli altri diverso, più adattivo, è tuttora validissimo. Quindi si tratta oggi di costruire dei contenuti scientificamente fondati e aggiornati, ma ricordando che aspetti della pragmatica di Erickson sono ancora oggi validissimi. Mi allaccio, vedendo un po' a un altro successivo argomento che mi sembra connesso a questo, quindi il rapporto mente-corpo, tutto quello che le neuroscienze, ma mi viene da dire solo, non solo le neuroscienze, forse anche l'epistemologia, ci ha portato nel ragionamento tra mente-corpo, genetica e ambiente. Guarda, questo è un aspetto fondamentale e su questo noi abbiamo avuto anche qui delle grandi conferme. Tutta la ricerca sui neuroni specchio, ad esempio, e diciamo anche tutto ciò che è nato da quel filone, oggi ci permette di tenere insieme, e l'ipnosi sotto questo punto l'ha sempre fatto, la dimensione somatica con quella puramente mentale. Noi oggi, come dice sempre Gallese, interagiamo tra cervelli e corpi. E interagiamo tra cervelli e corpi perché la dimensione emotiva affettiva, che è primariamente corpo, rappresenta la strada su cui noi costruiamo le relazioni con le persone e anche
le relazioni con noi stessi, cioè la nostra identità si sviluppa attraverso questo. Quindi, diciamo, l'aspetto della relazione mente-corpo non va soltanto vista nelle applicazioni mediche dell'ipnosi, ad esempio nell'analgesia o in altri interventi che in qualche modo hanno una valenza prettamente somatica, ma proprio nella concettualizzazione stessa di un processo mentale che in qualche modo attinge a questa unitarietà inscindibile tra mente e corpo. Questa unitarietà tra mente e corpo, tra l'altro, è alla base della necessità oggi di non considerare più come due condizioni contrapposte la dimensione dello psicologico e la dimensione del somatico, cioè del biologico. Oggi noi sappiamo che queste due cose sono estremamente connesse e quindi ne deriva anche il tema del rapporto tra genetica e ambiente. È molto interessante il fatto che i più importanti neuroscienziati oggi si occupano di neuroscienze ambientali, che sembrerebbe essere, come dire, una contraddizione in termini, ma che ci mette di fronte al fatto che anche i disturbi del neurosviluppo, e oggi noi pensiamo che questi abbiano una grandissima rilevanza in clinica. Faccio un esempio, come dire, che fino a qualche anno fa avrei avuto difficoltà a fare, che è quello del deficit attenzione con iperattività, che oggi rappresenta un disturbo nello sviluppo fondamentale nella genesi di alcuni disturbi dell'adulto molto gravi e molto importanti, come il disturbo borderline di personalità, l'abuso di sostanze, il disturbo antisociale, la psicopatia e anche alcune forme di disturbo bipolare. Ora, è chiaramente un disturbo nello sviluppo. E noi possiamo seguire anche morfologicamente nel tempo, la cui evoluzione possiamo seguire morfologicamente nel tempo. Però è evidente che alcuni contesti ambientali svolgono un ruolo fondamentale nella sua espressione. E quindi, come noi oggi sappiamo, la plasticità del cervello, proprio per questi effetti ambientali, ci dà anche la possibilità di invertire questi processi o comunque di poter svolgere una funzione compensatoria che fino a qualche anno fa sembrava impossibile. Ok, mi viene da chiederti, da chiedermi che ruolo tu dai poi alla parte, diciamo, non solo ambientale ma contestuale, cioè al ruolo culturale, come questo poi si immerge nelle matrici semantiche, nei simboli in cui una persona poi vive, cioè nella cultura che respira poi una persona, perché penso che anche la stessa parola ipnosi eliciti poi nelle persone dei significati differenti e quindi delle aspettative e le predisponga o meno a un certo tipo di, se vuoi, chiamiamola reazione. Ma non c'è dubbio che il termine è molto antico, anche se non è antichissimo, nel senso che il termine ipnosi è di metà dell'Ottocento, ma è antico, suona molto antico e suona anche per alcuni ridicolo, anche per, diciamo, l'impatto che poi ha avuto proprio appunto nella cultura, quindi nei libri, nei film. Pensiamo alla maledizione dello scorpione di Giada, insomma, cioè. Stiamo parlando di un famosissimo film, Woody Allen, in cui l'ipnosi è veramente un po' una burletta. E quindi l'idea che questo termine sia connesso con Allora, in questo momento sembra molto più trendy dire terapia cognitiva. Ecco, io penso che noi dovremmo comunque rivendicare il valore di questo termine, però perché dovremmo essere capaci di fornirgli dei significati diversi. Credo che in ogni caso noi in realtà non parliamo di tante psicoterapie, ma parliamo di una sola psicoterapia. E a mio avviso ciò che avviene nell'ipnosi è alla base di tutti gli approcci psicoterapeutici. E questo fa sì che l'ipnosi rappresenti il vero linguaggio computazionale di base della relazione terapeutica, che poi in alcuni casi viene, come dire, elaborato con modalità più complesse, che però in molti casi servono soltanto a ritardare i processi di cambiamento, i processi evolutivi. Cioè quello che in psicanalisi si chiama l'evento emozionale trasformativo e si verifica ogni morte di papa, è qualcosa che nell'ipnosi si verifica molto più spesso. Ma il dato fondamentale è questo, che l'ipnosi si caratterizza come una relazione terapeutica ad alta intensità emotiva e affettiva.
L'esperienza che si compie nell'ipnosi, almeno in un'ipnosi che abbia, come dire, valore e senso terapeutico, è quello di una relazione ad alta intensità emozionale ed affettiva. Ora, questo è qualcosa di cui gli altri approcci hanno un po' paura, per cui è, come dire, un effetto collaterale, in alcuni casi non voluto, ma che poi in realtà rappresenta la base dei cambiamenti che si verificano anche, ad esempio, in un intervento psicoanalitico. Io non credo affatto che le libere interpretazioni oppure che le libere associazioni, l'interpretazione, l'elaborazione dei sogni abbiano un qualche valore. Io credo che invece quello che passa è ciò che il terapeuta e la persona condividono e lo condividono prevalentemente sul piano dell'emozione e dell'affettività, non lo condividono sul piano della ragione. Le spiegazioni non permettono una comprensione. La comprensione passa attraverso il corpo, non passa attraverso la nostra testa. Ora, questo è ampiamente confermato anche da studi paralleli di altre discipline come la linguistica cognitiva ed altre, ma credo che sia, come dire, importante pensare che al di là della parola che la caratterizza e che forse ha meno fortuna di psicanalisi, tanto per dire, in realtà quello che conta è fondamentalmente lo stile dell'intervento che permette ad un terapeuta ipnotico di essere estremamente più efficace ed estremamente più rapido rispetto ad altri modalità, ad altri modelli di terapia. Sì, mi Oh, domanda. scusami, però non ho risposto pienamente alla tua domanda. È ovvio che è necessario fare uno sforzo culturale anche per far passare un'immagine diversa rispetto a questo. Quindi è possibile che possiamo fare di meglio come Società Italiana di Ipnosi rispetto a questo, quindi avere e costruire un'immagine migliore. Ma non credo che noi dobbiamo abdicare o rinunciare a questo termine perché ha questo connotato. Dobbiamo dargli un significato nuovo, diverso, che è poi quello della nostra pratica terapeutica quotidiana. Sì, non mi riferivo tanto a un lavoro culturale della parte della società, ma mentre ti sentivo parlare, questa esperienza affettiva e emotiva molto intensa, la trovo un po' riduttiva, semplicemente poi riassociarla direttamente a una parte neuronale e non aggiungerci a questa parte qui anche una parte, diciamo, non solo relazionale, ma proprio culturale e quindi sociale, cioè un certo tipo di funzionamento, di utilità e anche un certo tipo di stile funziona forse all'interno di una società nel 2020 e magari quello tipo di stile lì in una società del 2000 o del 1900 funziona in modo diverso, oppure geograficamente parlando. Quindi mi riferivo a dei discorsi antropologici non tanto legate al significato di ipnosi, ma proprio alla spiegazione del processo a cui ti riferivi tu. No, devi tenere presente anche un altro fatto, che noi facciamo sempre riferimento alla società occidentale, che oggi è minoritaria da un punto di vista numerico e probabilmente tra un po' lo sarà anche da un punto di vista economico. Ora, dobbiamo tener conto che prima che si costituissero la società moderna, diciamo così, l'ipnosi è stata per decine di migliaia di anni l'unica terapia esistente, che era connotata da un significato più o meno magico, quindi era riferita ad attività di tipo sciamanico, ma che era basata sugli stessi principi di cui parliamo oggi. Quindi diciamo che la cultura orientale, per esempio, potrebbe essere molto più, come dire, disponibile ad accettare anche sul piano culturale questo approccio, proprio perché è minore il gap, la distanza, la lontananza che è stato determinato dalla grande rottura della psicanalisi, che ha determinato sicuramente un cambiamento notevole anche a livello culturale, no? Se pensiamo a certi aspetti che sono diventati parte integrante della nostra società, ma che in relazione, come dire, alla paura rispetto al pieno coinvolgimento emotivo e affettivo dei protagonisti, diciamo, della rivoluzione psicoanalitica, ha poi portato ad una sostanziale emarginazione dell'ipnosi dal pensiero occidentale, con qualche eccezione, ovviamente, di cui poi noi abbiamo recuperato l'eredità.
Allora, approfitto solo per leggerti una piccola domanda. C'è Giovanna che ci chiede se hai la possibilità di consigliarci qualche bibliografia, forse per questa parte un po' introduttiva all'ipnosi. Ma insomma, io ho parlato di cose che sono ormai abbastanza patrimonio. Non so se Giovanna è Giovanna che conosco io, ma insomma. È Giovanna Meloni, qui è una Ah no, Giovanna collega. Meloni non la conosco, però insomma, credo che sia fondamentale leggere alcuni libri sul rapporto mente-corpo, sicuramente L'errore di Cartesio, di Damasio, Emozione e conoscenza. Sempre di Damasio, So quel che fai, di Rizzolatti su I neuroni specchio. Ecco, questi sono dei testi, secondo me, fondamentali da leggere per quello che riguarda, relativamente ai discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi. Poi, Bene. ovviamente, adesso, se vuoi, non so se abbiamo ancora del tempo, però volevo. No, io ho altri almeno tre argomenti da Sì, sottoporre. perché poi. Cioè, ci Ah, sono ne anche altre approfondiamo. proposte bibliografiche un po' più recenti Ah. che posso fare rispetto anche ad altri argomenti che oggi che sono entrati profondamente dentro la nostra attività e il nostro pensiero. Allora, continuando, e forse rifacendoci anche a quello che dicevi prima, bisogna rivalutare anche il ruolo delle relazioni che chiami precoci, per quanto riguarda sempre poi un aspetto, diciamo, di costituzione della coscienza, mi viene da dire. Beh, più che di costituzione, la coscienza è di costituzione dell'identità e comunque delle capacità di una persona di poter avere una vita adeguata. E questo è sicuramente la grande rivoluzione recente. Io proprio ieri, parlando, mi dicevano, stavo parlando con un astrofisico e diceva quanto sono sintetici degli articoli che hanno cambiato la storia dell'umanità, non so, l'articolo in cui Einstein definisce la relatività generale, sono 3 pagine, ma anche lo stesso articolo comparso su Nature in cui Watson e Crick descrivono la struttura del DNA, sono 2 pagine. Allora, che cos'è che in modo estremamente sintetico caratterizza l'evoluzione del pensiero sul tema della mente e della costituzione dell'identità? Allora, sicuramente mi viene in mente l'articolo di Caspi sul fattore psicopatologico generale, proprio rispetto alla domanda che tu facevi. Caspi è un grande ricercatore di neuroscienze, penso che abbia un age index a livelli stratosferici. Ha preso i dati che derivano da una ricerca longitudinale che è stata condotta per 50 anni e è tuttora condotta in un paesino, una cittadina della Nuova Zelanda che si chiama Dunedin, e ha messo tutti questi dati in un computer con un programma per vedere se c'erano correlazioni tra qualche fattore e l'esito in termini di salute mentale. Ora, dovete tenere presente tutti quanti che noi abbiamo un sistema di classificazione malattie mentali che ne prevede oltre 300. Oltre 300, mi sembra un po' tanto. Abbiamo, se consideriamo i farmaci, le classi di farmaci che possiamo utilizzare nei disturbi mentali sono 4. Tra 4 e 300 c'è una bella differenza. E fino ad oggi avevamo soltanto una grande divisione sintetica, quella tra disturbi esternalizzanti e quella disturbi internalizzanti. Però questa è una divisione basata fondamentalmente su un'espressione fenomenica, non su aspetti di tipo eziopatogenico. Eziopatogenetico. Quindi che cosa ha fatto Caspi? Ha trovato che c'era un fattore che lui ha chiamato fattore psicopatologico generale, o P, che se presente determina un esito peggiore indipendentemente dalla diagnosi. Se assente determina un esito favorevole indipendentemente dalla diagnosi. Questo significa che tutti i grandi disturbi, disturbi nello sviluppo, disturbi dello spettro autistico, la DHD, disturbi schizofrenici, disturbi bipolari, i grandi disturbi di personalità, in presenza di questo fattore hanno una prognosi peggiore e in assenza hanno una prognosi migliore. Lui ha detto questo, molti poi sono scatenati a fare ricerche statistiche con migliaia e migliaia di individui per capire se P era soltanto un costrutto statistico oppure un dato reale. Ed è stato dimostrato che P esiste ed è identificabile con il maltreatment,
E uso maltreatment perché è difficilmente traducibile in italiano, bisognerebbe dire discura. Noi potremmo dire l'inadeguatezza genitoriale precoce o comunque l'inadeguatezza precoce delle figure di accudimento. Che cosa determina questo maltreatment? Determina per effetti epigenetici una disfunzione di quelle aree, di quelle strutture che sono deputate alla resilienza, cioè alla capacità di un individuo di poter affrontare e superare efficacemente delle situazioni stressanti, quindi in qualche modo di confrontarsi con le stimolazioni ambientali crescenti che sono presenti ovviamente nella nostra vita precoce e che poi determinano la struttura del nostro cervello. Noi abbiamo un'adolescenza così prolungata fino a 25 anni perché il nostro cervello si plasma in relazione agli stimoli dell'ambiente per molto tempo, tant'è vero che ci mettiamo molto più tempo a diventare intelligenti. La coscienza identitaria nell'uomo si sviluppa intorno ai 18 mesi, nello scimpanzé 3-4 mesi prima in media, ma lo scimpanzé non arriva ai livelli non solo cognitivi, ma anche di competenza sociale, quindi di elaborazione emotiva e affettiva a cui giunge l'uomo. Ora, questa scoperta ha fatto sì che l'attenzione oggi si focalizzasse proprio sulle prime settimane di vita e quindi su quelle relazioni che sono state sempre l'oggetto di indagini anche da parte, non so, la baby observation, insomma, fa parte anche della storia, se pensiamo agli studi anche di una certa psicoanalisi, Melanie Klein, eccetera, eccetera. Ma oggi noi possiamo dire con una certa certezza che dobbiamo intervenire precocemente nei casi in cui non ci sia un accudimento adeguato, perché quello è un momento topico per lo sviluppo della persona. E tutti gli interventi terapeutici successivi sono in realtà legati a costruire o ricostruire quel legame che possa in qualche modo poi determinare un esito migliore. Ora, è interessante il fatto che circa 2 anni dopo, quindi più o meno intorno al 2017-2018, Peter Fonaghy ha detto che la componente fondamentale del maltreatment è rappresentata dal deficit di epistemic trust, che anche qui difficilmente traducibile a fiducia epistemica. Potremmo dire una condivisione precoce di significati anche a livello preverbale. E faccio un esempio. Una madre che allatta un bambino nei primissimi giorni di vita e non lo guarda negli occhi, non condivide con il bambino quell'esperienza, che è un'esperienza di piacere reciproco, che in un caso è legato al piacere dell'accudimento e nell'altro è legato al piacere della soddisfazione dell'attaccamento, che si è attivato per la fame, il sonno, quel tipo di accudimento serve, ma questo passa attraverso una condivisione, che in quel caso non ha necessità di esprimersi attraverso meccanismi simbolici. O attraverso, appunto, attraverso la parola o attraverso altri processi, ma passa attraverso gli occhi, passa attraverso quindi una condivisione emotiva ed affettiva precocissima. Questa è la condivisione, è l'epistemic trust di Fonaghy, che poi ovviamente assume anche caratteri simbolici più tardi con lo sviluppo del bambino, ma anche in questo caso ci rimette di fronte alla necessità di considerare le relazioni precoci come fondamentali e l'intervento su queste successivamente nella vita di un individuo come l'intervento principale da un punto di vista psicoterapeutico. Quindi, Non so se sono stato chiaro, perché è un po' no, sei complesso. stato altamente, come dire, chiaro, sintetico. È ovvio che ci sono condensate molte nozioni in quello che dici. Penso che anche le persone magari meno avvezze al linguaggio abbiano colto di cosa stiamo parlando. E penso che si ricolleghi a quello che dicevi prima e quindi al fatto che dal punto di vista terapeutico l'ipnosi vada a condensare quella sorta di esperienza relazionale ed emotiva, no? Quindi intendere l'ipnosi come un'esperienza relazionale è forse va a prendersi cura proprio di questo aspetto. Sì, guarda, questo in modo estremamente sintetico è esattamente questo. L'ipnosi è un'esperienza, quindi rientra in quello che noi chiamiamo l'ambito delle terapie esperienziali, ed è un'esperienza relazionale. Io sono molto scettico nei confronti dell'autoipnosi, lo dico con molta chiarezza, perché tutti i processi con cui noi costruiamo e modifichiamo anche il funzionamento, i nostri processi identitari, eccetera, sono legati alla relazione con l'altro. E questa relazione
non può essere artificiosamente sostituita. Ad esempio, tutta la polemica legata anche alla digitalizzazione delle relazioni, che in questo periodo, tra l'altro, di lockdown è stata, come dire, prevalente, è legata proprio a questa necessità di contatto. Ora, in questo momento io ti sto guardando negli occhi e, come dire, questo mi rassicura, insomma. Però intendo dire, il fatto che la dimensione relazionale sia un elemento costituente dell'intervento terapeutico è un aspetto fondamentale. Io potrei dire però che tutte le psicoterapie sono esperienze relazionali. E quando qualcuno dice che sono esperienze cognitive, probabilmente sbaglia, perché la cognizione viene dopo. Quello che conta è fondamentalmente la condivisione di una dimensione emotiva e affettiva che non può che avvenire all'interno di un'esperienza di relazione tra persone. Certo, scusami che stavo cercando di sistemare la tua immagine che ogni tanto traballa e volevo cercare di renderla più fluida anche per la comprensione, magari. Era una metafora. Mi risuona molto forte e l'ultima domanda su cui magari andiamo poi di nuovo a riprendere delle ricerche più moderne, così come poi Giovanna ci richiede. Questo ci permette di formulare delle nuove ipotesi sulla coscienza, perché stiamo parlando di se è l'identità che si costruisce, facevi questo punto di chiarezza, non è tanto la coscienza che si costruisce nella relazione, ma più che altro un'identità in queste relazioni precoci. Questa modalità in cui questa esperienza forte, anche dal punto di vista terapeutico, ci dà la possibilità di ripensare la coscienza in altri modi. Sicuramente sì. E, anche se adesso io vorrei dire due cose sulla coscienza, però faccio una premessa. Mentre le affermazioni che ho fatto prima hanno sicuramente una forte validità anche da un punto di vista scientifico, per cui Giovanna può stare tranquilla che troverà, se va a cercare su PubMed o altri motori di ricerca a nome Caspi o Fonaghi, tantissimo sia sul fattore psicopatologico generale che sull'epistemic trust. Ecco, invece credo che abbiamo bisogno di un nuovo sguardo sulla coscienza. Allora, io ho provato a fare delle ipotesi avvalendomi moltissimo del lavoro di Carlo Rovelli. Carlo Rovelli non lavora proprio in questo ambito perché è un fisico e insegna gravità quantistica, quindi è una cosa estremamente complicata che non mi sembra neanche il caso di mettersi qui a spiegare, che però ci permette di avere una concettualizzazione della coscienza che va un pochino oltre le definizioni classiche, fenomenologiche, psicopatologiche, eccetera. Vorrei ricordare però che è tuttora valido il concetto della consapevolezza come memoria di. Oh, scusate, mi vedi? Sì, ti vedo, ti vedo. Mi sembrava che fosse partita improvvisamente. No, vorrei spiegare però che quando parlo di coscienza non è che faccio saltare il tema della consapevolezza, cioè della coscienza primaria o coscienza di primo ordine, che noi condividiamo con tantissimi altri animali, e quello della coscienza di secondo ordine, coscienza secondaria, coscienza identitaria, che è quello che ci caratterizza veramente come esseri umani e che condividiamo invece con gli scimpanzé e con pochissimi altri individui di altre specie. Probabilmente con i delfini, ma non siamo in grado di saperlo, che con altri cetacei forse lo condividiamo con alcuni individui tra i corvi, insomma, ecco, però una cosa molto limitata e che fa sì che io attribuisca a me, che io viva una vita di cui non sono spettatore, ma sono protagonista, che io scriva un romanzo in cui io sono il principale personaggio. Ecco, quindi capire chi siamo, quindi avere consapevolezza della nostra identità, ha a che fare con una nuova concezione del mondo, in particolare una concezione del tempo. Qui mi viene appunto in aiuto Carlo Rovelli, perché un aspetto fondamentale che caratterizza la coscienza è proprio il tempo.
Ora, da un punto di vista fisico, oggi noi sappiamo che il tempo, così come noi immaginiamo, non esiste. Soprattutto non esiste una dimensione che va in una direzione. In realtà tutte le equazioni fondamentali della fisica moderna sono bidirezionali, cioè sono reversibili. Allora, non c'è un prima, non c'è un dopo. Allora, se non c'è un prima, non c'è un dopo, io chi sono? Se io non sono una cosa, non sono un oggetto, non sono un soggetto, ma sono soltanto un evento, come posso collocarmi in questa prospettiva? Allora, almeno intanto abbiamo una certezza, che esiste un tempo reale, ed è il tempo dell'entropia. Voi sapete che l'entropia in qualche modo è la misura del grado di disordine dell'universo, o comunque della differenziazione degli stati energetici. Ecco, l'entropia è l'unica. Ricordate il secondo principio della termodinamica, l'entropia è l'unica tra le equazioni fondamentali della fisica che ha una direzione, perché non può che aumentare. Questo significa che questa modificazione lascia delle tracce e queste tracce sono le tracce su cui noi costruiamo il processo identitario. Però vorrei fare una premessa, perché prima di legare questo processo, il processo identitario di realizzazione, quindi della coscienza di se stessi, di noi stessi, al tempo, credo che dobbiamo anche considerare una prospettiva che potremmo definire relativistica, cioè ognuno di noi si identifica con un punto di vista sul mondo, che è assolutamente personale e individuale. Quindi il mondo in qualche modo si riflette dentro di noi e questo avviene attraverso delle interazioni che sono scritte in qualche modo nel nostro patrimonio genetico, oppure sono apprese, sono culturali, appunto, ambientali, che sono però essenziali per la nostra sopravvivenza. Quindi questo ha a che fare con il concetto di omeostasi. Ma soprattutto il nostro punto di vista è un punto di vista che in qualche modo è specchio di uno specchio, è lo specchio di ciò che si verifica nel mondo, lo riflette e in qualche modo serve ad elaborarne le informazioni che derivano dal mondo in maniera integrata. Il secondo punto è che noi siamo costruiti in modo tale da raggruppare in un'immagine unitaria, e questo ha a che fare con una rete di neuroni che è legata sia alla genetica che allo sviluppo di pattern ricorrenti, l'insieme delle immagini che derivano dagli altri esseri umani. In qualche modo, questo vuol dire che non è possibile un'introspezione senza osservazione. Noi non possiamo costruire la nostra immagine di noi se non abbiamo l'immagine degli altri. Non esiste un uomo che si caratterizza come uomo che nasce e vive da solo, ma soltanto attraverso l'interazione con gli altri noi possiamo definire un processo di identificazione e di costruzione identitaria. Quindi, in qualche modo, la vita sociale, il nostro essere sociali è largamente l'aspetto prevalente della nostra vita. Noi siamo per noi stessi quello che noi vediamo e abbiamo visto di noi specchiato negli altri. E gli altri, ovviamente, gli altri significativi per noi, quindi i nostri genitori, i nostri amici, i nostri fratelli, le persone che amiamo, a cui siamo. Quindi noi siamo in qualche modo il riflesso dell'idea di noi che noi cogliamo nei nostri simboli. Questa è una dimensione squisitamente e profondamente relazionale dell'idea di noi. Al tempo stesso, e qui torniamo al tema iniziale, noi esistiamo nel tempo, ma se il tempo non esiste, se il tempo, così come siamo abituati a pensare, in realtà non esiste, quello che noi vediamo è soltanto l'effetto di una sfocatura, di un'approssimazione, allora come possiamo collocarci nel tempo? Perché in realtà noi siamo storie per noi stessi. Carlo Rovelli usa una frase bellissima, dice: io sono questo lungo romanzo che è la mia vita. Io sono la mia vita che però è un romanzo, cioè è una storia che ha un passato, un presente e un futuro. Allora qui dobbiamo tornare a quello che è la caratteristica del nostro cervello. Il nostro cervello nasce e si sviluppa come organo che serve a sostituire l'emergenza con le procedure. Che significa questo? Significa che il cervello raccoglie memoria dal passato e la usa costantemente, quotidianamente, continuamente per predire il futuro. Questo rappresenta il fluire del tempo. Quindi il tempo non esiste al di fuori di noi. Il tempo esiste soltanto dentro di noi, ma al tempo stesso ci costruisce. Quindi l'identità, la coscienza identitaria, appunto, sono memoria e anticipazione.
Noi abbiamo questa straordinaria capacità di predire il futuro, ma non perché siamo dei chiromanti che guardano nella palla di vetro oppure leggono le carte, perché la nostra capacità di predire il futuro è l'unico modo che noi abbiamo per adattarci a questo ambiente e per sviluppare inferenze, da cui tutti i processi metacognitivi, teoria della mente, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo considerare anche il fatto che non è la ragione la sorgente del tempo. Noi possiamo riflettere sul tempo, ma questa riflessione sul tempo nasce in ogni caso dall'esperienza del tempo. L'esperienza del tempo è fondamentalmente un'esperienza emotiva. Le emozioni sono la sorgente di senso e della nostra coscienza. Quindi, e torniamo al tema. Quindi, io penso che questa riflessione nuova che possiamo fare oggi sulla coscienza in relazione a quelle che sono oggi le conoscenze sul tempo e sulle interazioni col mondo, in realtà sia una riflessione che mette in evidenza come approcci terapeutici e relazionali, come quelli dell'ipnosi, che danno un ruolo fondamentale al tempo e alle sue trasformazioni, del tempo vissuto, del tempo interno, proprio perché il tempo esterno, come abbiamo visto, è tutto sommato soltanto un'approssimazione, diventano veramente, come dire, innovative e capaci di trasformazione. Non so se anche qui sono stato un po' complicato, però insomma. Beh, insomma, di dire che sei stato semplice, no, però, come dire, elegante, ecco, se mi permetti questa sviolinata, sì, nel senso che hai riassunto alcune cose. Prima di andare a alcune domande che adesso sono aperte e quindi riesco a porle, però mi veniva in mente che senza andare ai presocratici, forse senza dover parlare di Husserl, Gadamer o qualcun altro, insomma, già da William James, già da Mead, questi altri generalizzati, questi altri significativi, questa coscienza in qualche modo, se vogliamo, sociale, senza arrivare a una coscienza collettiva, alla Jung, insomma. Quindi questa parte di sé nata, che poi si trova molto nella psicologia evolutiva, nell'approccio evoluzionistico, e quindi quello che in qualche modo mi è sembrato anche ricorrere tra le tue parole, e quindi la mente incarnata, eccetera, è qualcosa che echeggia in vari filoni magari della psicologia, magari non in alcuni più, magari in quelli sistemici o costruttivisti, da tempo però. Però mi sembra che, cioè, colgo bene o stai dando delle sfumature differenti? No, cogli assolutamente bene. William James precorre i tempi in questo senso in modo estremamente efficace, ma ci sono dei predecessori molto illustri, ad esempio la percezione il tempo come una dimensione interna, questo lo dice già Sant'Agostino, ma per rimanere in ambito filosofico, credo che quello che meglio di tutti ha potuto definire lo sviluppo della coscienza identitaria in rapporto alla memoria e al tempo è Husserl, quando parla della retentio e della protentio. Quindi non stiamo ovviamente dicendo cose nuove, è che oggi abbiamo sicuramente delle conoscenze scientifiche molto molto più ampie, più vaste, che ci permettono di diminuire il livello di approssimazione, non so come dire, non di eliminarlo, ma di diminuire il livello di approssimazione che qua in qualche modo è quello che poi ci permette di descrivere la realtà. Allora, mi fa molto piacere leggere i commenti, diciamo, in qualche modo, di Sergio Boria, che ti saluta, è di qualche minuto fa, ovviamente, e parla della questione del maltreatment, che è cruciale, e inserisce altri due grandi nomi, altri tre grandi nomi. Maturana e Varela parlerebbero di coordinazione di azione ed emozione. E poi cita Bateson dicendo che prima viene la relazione. Beh, sì, non si può che essere d'accordo, però il problema è questo, che la mia difficoltà nel leggere, nel rileggere l'albero della conoscenza, a proposito di Maturana e Valera, è legato al fatto che, come dire, c'è una certa impronta meccanicistica, erano gli anni anche della cibernetica, che oggi, come dire, sembra superata anche dalle conoscenze attuali. E come nel caso di Bateson, invece, sicuramente noi possiamo cogliere questa capacità un po' profetica. Quello che cambia oggi, e quello che dicevo anche all'inizio della nostra chiacchierata, è che noi abbiamo le conoscenze adesso
non per aver risolto, per avere tutto chiaro. Non è che tu adesso noi vediamo nitido, ma per diminuire massicciamente l'approssimazione delle nostre affermazioni sulla base di uno statuto scientifico molto, molto più forte. Io mi eclisso ogni tanto semplicemente perché sto prendendo appunti. mi piace molto questo, ti ascolterei per molto altro tempo. Invece ti ringrazio del tempo che ci hai regalato. Ci vediamo, se tutto va bene, al congresso di persona, se no ci vedremo poi sempre online. Volevo chiederti se però hai una chiusura, se vuoi aggiungere o modificare qualcosa. No, penso di no. Non avevo pensato ad una sorta di frase da lasciare ai posteri. Mi sembra che la complessità ci obblighi in qualche modo a provare a tenere insieme tutto questo senza dover avere necessariamente una frase effetto che lo contenga. Quindi io ti ringrazio molto anche a te, spero di non essere stato noioso o astruso e credo che queste cose siano utili per costruire quella cultura a cui abbiamo accennato e che vorrei che fosse patrimonio di un numero cospicuo di persone che operano in questo campo. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie alla tua competenza. Ti richiedo solo di rimanere in linea un secondo, intanto che io Certo. saluto i nostri ospiti. E allora, signori, è stata una bellissima chiacchierata oggi, molto preziosa, credo che sia molto preziosa. Non sta a me, ovviamente, a commentare la qualità del dialogo, delle parole del dottor Giuseppe Ducci. Io vi invito semplicemente al prossimo incontro che avremo giovedì questo, e avremo sempre alle 14:30 un altro esponente importante della scuola di ipnosi. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao.